Luca Scassa chiude il mondiale con un quarto posto, un piazzamento tutto sommato onorevole che sintetizza nella maniera migliore una stagione ricca di alti e bassi. La prestazione sul bellissimo circuito portoghese di Portimão è stata macchiata da una brutta partenza che ha ben presto inglobato il Centauro Aretino nel gruppone. Per fortuna, uno spaventoso numero di ginoria ha riaperto il corridoio al nostro pilota che gradualmente è riuscito a scalare alcune posizioni. Scassa ha provato anche a migliorare la sua collocazione, ma Ellison e Salom hanno tenuto botta, conquistando il podio alle spalle del solito Chas Davis, che con la vittoria di Portimão legittima una stagione straordinaria, culminata con la vittoria nel Mondiale. Il momento migliore Scassa lo ha prodotto nella fase centrale, poi il pilota aretino ha tenuto a cementare la sua soddisfacente posizione che gli ha permesso di sfiorare il podio. Va in archivio dunque un 2011 che era partito benissimo con due vittorie nelle prime gare di campionato. Poi la sciagurata idea di andare a provare un circuito senza la necessaria autorizzazione ha tagliato le gambe al pilota aretino, che chiude con tre successi parziali e qualche buon piazzamento. La speranza è che la lezione sia servita per la prossima stagione, dove si spera di poter tornare a gareggiare in superbike con una moto competitiva.